In questo video tutorial realizzeremo un puzzle, però prima iniziamo con l'inserimento di un altro fotogramma al quale applicheremo uno style. Trasciniamo la nostra foto, clicchiamo due volte per portarci nella finestra della scelta dello slide style e l'andiamo subito a scegliere. È un 3D, è un 3D che voglio prendere questa volta perché lo voglio fare uguale a quello che avete visto nell'anteprima del video. È un Revolution 3D. Vediamo il tempo che ci consiglia lo style. 3 secondi il tempo dello slide e 3 secondi la transizione. Diciamo ok, applichiamo il nostro style, confermiamo e andiamocelo a godere nella finestra principale. Eccolo qui, lo guardiamo un attimino e poi passeremo alla realizzazione del nostro puzzle. Lavoreremo ora il nostro puzzle con 6 elementi che ho già tagliato con Photoshop, poi vi spiego come ho fatto. Sono ognuno su un singolo livello, quindi sono 6 pezzettini. Li andiamo a trasportare. Clicco sul primo fotogramma, tasto CTRL più freccia, clicco sull'ultimo e trascino i file. Dovrebbero essere 6, infatti sono 6. Clicco sul primo, CTRL più A per selezionarli tutti. E mi raggruppo con il tasto Combine. Vado in Designer e clicco sui livelli per trovarmi nella finestra Effetti, perché è lì che dobbiamo lavorare. Ecco i nostri 6 livelli. Per ora sono uniti perché ognuno è posizionato nella giusta posizione. Sono evidenziati tutti e 6 i livelli e si evidenziano. Togliamo la visualizzazione a tutti, tranne il primo, e iniziamo a lavorare il primo. Ora, innanzitutto stabiliamo il tempo. Il tempo mettiamo 0 secondi nella transizione e mettiamo magari un 13 nello slide time. Ora possiamo mettere gli insert multipli e ne metteremo 7. Questo lo faremo per tutti i livelli. Come vedete, si sono posizionati divisi equamente in ordine temporale, però questa la dobbiamo spostare, poi vi faccio vedere come faremo. Iniziamo con capire prima cosa vogliamo fare. Il livello 1, che è questo, e il primo pezzetto è questo, andrà a posizionarsi in finale in questa postazione. Però per tutto il tempo, per tutte le postazioni 1, 2, il tempo 3, il tempo 4, non starà mai qua, girerà per tutta la finestra e solamente in ultimo io voglio che si vada a posare qui. Ma non proprio sull'ultimo, anche al fotogramma 8 deve posizionarsi qui. Perché poi tra il fotogramma 8 e il 9 stabiliremo il fermo immagine. Quindi per ora non guardiamo l'ultimo time, pensiamo come fosse l'8 l'ultimo time e stabiliamo la fine del percorso qui. Iniziamo ora con tutti gli altri percorsi, ne dobbiamo sistemare 7. Lo faremo questo pezzettino girovagare per tutta la finestra. Iniziamo col portarcelo fuori. Al tempo 2 lo trasciniamo già dentro, lo mettiamo qua e ci diamo già una prima rotazione. Tempo 3 lo mettiamo in un'altra postazione e ci diamo un'altra girata in un'altra posizione. Tempo 4 lo spostiamo qui, lo diamo una girata questa volta così. Tempo 5, voglio dire come capita, capita, non c'è una regola. Giusto per farlo andare avanti, indietro, per farlo girare un pochettino.
qua non sta bene così, e magari così, e poi incominciamo con metterlo qua, ci diamo questa volta uno 0 qui, lo raddrizziamo in poche parole, uno 0 qui, uno 0 qui, per portarlo solamente con una, ecco così, un poco più sopra, ecco. E poi, come vi dicevo, l'ultima postazione deve essere quella finale, che per ora noi non l'abbiamo stabilita qui, la teniamo qui. Cosa facciamo adesso? Copiamo questa e la trasportiamo all'8. Quindi l'8 e il 9 sta nella postazione finale. In poche parole, parte con numero 1, gira, 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 l'8 si ferma e tra il tempo 8 e il tempo 9 non si muove più, rimane ferma. Questo lo faremo per tutti gli altri livelli. Togliamo la visualizzazione al primo perché credo che disturbi. Mettiamoci i nostri insert, ne abbiamo detto 7. 7. Come vi voglio far vedere la posizione finale è questa, è la 9. Possiamo già copiarla e trasportarla alla 8. Tutte queste dall'1 al 7 faremo girovagare per la finestra questo pezzettino. Iniziamo con numero 1, lo teniamo giù, numero 2 incominciamo a tirarlo qui, lo spostiamo alla meglio, numero 3 lo mettiamo qui, questo lo mettiamo a 0, lo facciamo girare dall'altro lato e poi lo spostiamo ancora. E giriamo ancora. Questo mettiamo quest'altra posizione. Poi il 6 gli diamo questa postazione. Facciamo 0 qui perché cominciamo ad avvicinarci alla fase finale. 0 qui e magari lo ruotiamo così un poco. Scendiamolo solo un poco. 7 possiamo qui e lo giriamo così questa volta e ci posiamo sull'8 che è la fase finale. Quindi 8 la posizione 8 l'avevamo copiata, trasportata nella 9. Questo qui pure è finito. Togliamo la visibilità. Scusate, sono molto raffreddata. Iniziamo con gli insert 7. Non so se vale la pena farlo insieme ogni volta oppure no. Spieghiamo per l'ennesima volta. Il percorso 1-7 deve girovagare. Sappiamo che finisce qua. Quindi noi lo copiamo e lo incolliamo al tempo 8. Quindi questa volta anche all'8 finisce qui. Finisce al posto suo e rimane come ferma immagine. Portiamoci per gli altri keyframe per diciamo farlo girare. Lo mettiamo fuori di qua, tempo 2 incomincia ad entrare, incominciamo a spostarlo, tempo 3 spostiamo, ci diamo un'altra posizione, tempo 4 lo giriamo, mettiamo magari 0 qui, 0 qui e lo facciamo girare un po' così. Poi tempo 5, ritorniamo col girarlo un po' così, tempo 6 lo giriamo, tempo 6 lo spostiamo e lo giriamo così, tempo 7 lo mettiamo qui giù, qui ci diamo 0 e qui magari facciamo girare così. E per poi finire al tempo 8 con tutto 0, vedete? E tempo 9 è uguale. Iniziamo con, vediamo questa volta questi primi tre, come sono, come il lavoretto, come procede. Vedete come girano? Però dopo guardate che al tempo 8 si fermano nella giusta posizione, dovrebbero fermarsi.
nella giusta posizione per rimanere un po' fermi. E questo è. Non so se lavorare anche gli altri insieme oppure lasciarci perché è ripetitivo. Ripetitivo. Il 9 è la posizione finale. La copiamo, la trasportiamo all'8. Quindi 8 e 9 è un fermo immagine. L'1 dove la vogliamo posare? Mettiamola qua giù. Numero 2 incomincia a salire, comincia a muoversi. Man mano che spostate il keyframe, spostate prima il pezzettino e dateci una posizione girata con 3D. Perché per i 3D sono queste due barrette qui, l'altra è una rotazione normale. Spostiamo un po' così, eccolo, spostiamolo ancora magari qua, e andiamo un po' così, sei tutte da un'altra parte, e giriamo un po' così, sette, che ne so io, mettiamolo qua, e incominciamo a mettere tutto zero magari, tutto zero. E poi per il tempo 8 fa quest'altro spostamento e rimane fermo con il 9. Passiamo qui, keyframe multipli 7, copiamo l'ultima posizione, copia, incolla nella posizione 8 e lavoriamoci questo pezzetto. Mettiamolo venire da qua, 2 inizia ad entrare. Si gira alla meglio, 3 lo giriamo in un altro modo, 4 lo posizioniamo qua e lo giriamo in un altro modo ancora, 6 lo posizioniamo qua e lo giriamo così, posiamolo ancora qua, mettiamo così. 7 lo mettiamo qua e giriamo un po' così per poi farlo fermare qui e teniamo l'altra posizione uguale. Lavoriamo l'ultimo, insert multipli 7, copiamo il 9, lo incolliamo sull'8, spostiamolo dove lo vogliamo spostare qui. Entra, si mette qua e incomincia già a spostarsi un po'. 3, 3 si sposta così, 4, mettiamolo sopra qui, sposta così, 5, così, 6, giriamo un po' questa volta questa posizione, facciamo così. E l'8 si ferma per poi rimanere fermo. Abbiamo anche finito tutto. Mettiamo la visibilità agli altri livelli e ce l'andiamo a guardare. Magari se qualcosa non ci convince possiamo spostare. L'8 dovrebbe fermarsi e tenere fermo il fermo immagine con il 9. Possiamo fare anche un'altra cosa per tutti i livelli. Per far sì che rimane un poco di più fermato, possiamo spostare questi keyframe un poco più avanti e diamo un fermo immagine con un margine superiore. Ok? Ecco, questo è un lavoro che, di pazienza, che però è gradevole. Ecco, abbiamo fatto questo perché il fermo immagine rimane per qualche secondo in più. Spostiamoceli un po' tutti, così alla rinfusa, perché non devono essere con un ordine preciso. E questo qui rimane uguale così. Andiamo a spostarci anche questi altri due livelli. Un pochettino la griglia la spostiamo per dare più visibilità in ordine temporale al fermo immagine. Sarà una sciocchezza, però a me piace che rimane fermo
per un po' di tempo. Poi vi faccio vedere, adesso che abbiamo spostato un po' i keyframe, abbiamo dato più tempo al fermo immagine a tutti i livelli, quindi noi abbiamo tra il tempo 8 e il tempo 9 un fermo immagine. Perché sto però sto vedendo una cosa, sto vedendo, va bene. Controlliamo, via. Considerate, ecco, vedete il fermo immagine è rimasto un po' di tempo in più. Considerate che io ho fatto in fretta e furia, però se vedete l'anteprima, noterete un'armonia maggiore nel movimento, nella posizione iniziale, nella posizione finale. Diciamo che è fatto un po' così, con un tempo un po' ridotto. Questo è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito. Se avete bisogno di tagliare i pezzettini con Photoshop, ne parliamo nei commenti. Vi spiegherò tutto, io non ho segreti. Beh, ora vi ringrazio, vi saluto e se vi è piaciuto, solo se vi è piaciuto, non è obbligatorio, mi muovete il pollice. Grazie, arrivederci.